euroregione.news. Informazione, condivisione e aggiornamento da diversi punti di vista in una tavola rotonda a San Lorenzo Isontino su temi essenziali per le imprese, con lo studio Mosetti Compagnone, Percorso Sicurezza e Ambient 7, che hanno richiamato i principali imprenditori della regione, con Paolo Grossa, Giulio Mosetti e Filippo Zanin. Ho avuto il piacere oggi di essere ospite in un workshop sulle tematiche ESG della sostenibilità. Ho portato quelle che sono le conoscenze nell'ambito della sostenibilità di impresa, cercando di far capire che oggi non è più solo un tema di moda, ma è un tema che tocca oramai le questioni competitive delle imprese e di tutta la filiera produttiva. Quindi l'invito è agli imprenditori di prendere seriamente in considerazione questa tematica, perché si possono aprire delle condizioni di vantaggio competitivo e di differenziazione importanti per l'azione dell'impresa e per continuare ad essere competitivi nei propri mercati. Io ho sempre un grande rispetto nei confronti delle figure imprenditoriali. L'imprenditore, secondo me, è un soggetto che innanzitutto ha del grande coraggio, ma soprattutto ha una qualità fondamentale, che è quella di saper guardare al futuro. L'imprenditore, infatti, è colui che rispetto ad altri riesce a cogliere dei segnali deboli, riesce a capire che ci sono delle condizioni oggi ancora non ben nitide, ma che possono diventare, se ben coltivate, se ben esplorate, delle opportunità per crescere e per creare appunto valore per l'impresa, per l'imprenditore, per i propri dipendenti e per tutta la catena di fornitura alla quale si rivolge. Ma direi che portiamo a casa tanto tutti, non soltanto noi relatori, ma anche le persone che hanno avuto modo di poter assistere, di potersi frequentare su questi temi, perché parlare oggi di sostenibilità e di fattori ESG innanzitutto vuol dire imprimere nelle persone, negli imprenditori, nelle imprese un fattore culturale. Lo dicevo prima, sbagliamo, credo, se lo approcciamo come un fattore di moda che si sgonfierà nell'arco di qualche anno. La sostenibilità deve essere uno degli ingredienti fondamentali che fanno il DNA di un'impresa, per vantaggi competitivi e quindi per ragioni di business, ma soprattutto direi per far sì che l'impresa sia un luogo dove le persone possono esprimersi nel migliore dei modi e si possono raggiungere degli obiettivi anche con delle logiche di condivisione. Il convegno sull'ESG come strumento di competitività, organizzato sapientemente direi dallo studio MC in una bellissima location, non è solamente un argomento alla moda, ma è un argomento appunto di strategia aziendale. ESG e sicurezza, questo era un po' il tema che mi è stato affidato, e sicurezza sul lavoro. E dove risiede il tema della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente? Beh, l'ambiente è presto detto, sta nella E di questo acronimo, mentre rintracciare la sicurezza sul lavoro e anche il benessere lavorativo sta un po' nelle altre lettere, quindi nella parte social e nella parte del government, ovvero la parte di benessere lavorativo delle persone interne. E quindi, parlando di benessere, non si può non parlare di sicurezza sul lavoro, anche come elemento di attrattiva di un'azienda, di trattenimento dei lavoratori all'interno delle proprie aziende. Sicuramente in un ambiente sano e sicuro è più facile lavorare, più facile per una persona e per un lavoratore sentirsi bene. Governance perché? Perché la parte di sicurezza, così come l'ambiente, viene rimarcato dai sistemi di gestione. Anche l'ESG è sostanzialmente un sistema di gestione che punta in maniera molto ampia a raggruppare tutto ciò che è qualità, che è sicurezza, che è ambiente, che è sostenibilità nel senso più ampio del termine. Obiettivo dell'incontro di oggi è sicuramente ancora una volta quello del divulgare una conoscenza che molto spesso non si ha modo di apprendere se non attraverso i social. In questo modo e con questa chiave abbiamo voluto dare un'informativa diretta alle persone, avendo proprio un gruppo ristretto di professionalità aziendali, conosciute e un po' meno conosciute, proprio per farle avvicinare molto di più alla tematica. È nello spirito dell'iniziativa organizzate dallo studio MC, di cui Percorso Sicurezza è partner ormai consolidato, tanto da aver organizzato una seconda edizione per il 25 gennaio 2024 con le medesime modalità, quindi un gruppo ristretto per poter interagire, dialogare e trovare le migliori strategie di implementazione e nell'interesse di un sistema ESG.
Ma oggi abbiamo affrontato un tema che può apparire futuristico, ma che invece esiste concretamente già all'interno del nostro ordinamento giuridico, esiste già all'interno delle aziende, esiste già ormai nel nostro paese. Il tema della sostenibilità. Abbiamo cercato di affrontarlo con imprenditori interessati a questo tema, perché la sensibilità e la sensibilizzazione che le aziende acquisiranno richiede un po' di tempo. È una cosa, uso il termine apposta, nuova, e come tutte le cose nuove vuoi un po' la resistenza al cambiamento, vuoi un po' la difficoltà di interpretare la nuova materia, e quindi passando per una fase, chiamiamola populistica, in cui si dice ecco un'altra incombenza per le imprese, e abbiamo cercato di far capire che invece questo aspetto, cioè essere sostenibili nell'ambiente, nel rapporto di benessere con i propri dipendenti e con gli altri stakeholder, e soprattutto nel tema dell'equilibrio nella governance, rappresenta un principio di competitività che le aziende potranno fare proprie. E ci è stato detto una mission che l'Unione Europea vuole avere, forse per riconquistare, come è giusto che sia, una leadership che vuoi per l'arrivo di nuovi paesi, vuoi per una serie di altre ragioni, l'hanno fatta retrocedere, e quindi vuole diventare di nuovo il motore trainante dell'economia mondiale. Percorso sicurezza c'entra sempre, quindi percorso sicurezza, lo dico perché Paolo è un caro amico, oltre ad essere un partner straordinario da un punto di vista di tanti ambiti, e quando abbiamo insieme approcciato il tema dell'ESG, le tre lettere, no? Environment, Social and Governance, Paolo c'entra e come su tutta la tematica social, laddove il benessere dei lavoratori parte prima di tutto dalla salute. Quindi, come si dice con una battuta, l'importante è la salute, per cui il tema della sicurezza, dell'ambiente in cui i lavoratori lavorano, del benessere che si deve creare in capo a questi, ecco che chi si occupa di sicurezza è stata diciamo la prima persona che ho approcciato quando, come studio MC, abbiamo deciso di creare una filiera di partner che si dedicherà a questo nuovo strumento. Ma allora diciamo che il sistema si autoalimenterà, e pian piano, così come quando sono arrivate le nuove normative, c'è sempre un momento di dubbio, di reticenza, di critica, e poi pian piano il sistema si alimenterà. Dall'altra parte diciamo che ci saranno degli elementi quasi fondamentali che renderanno necessario approcciare seriamente a questa normativa. Perché? Perché uno dei primi punti deboli che potrebbero derivare da chi non è ESG è dato dal fatto che si perderà il merito creditizio. Le banche, gli istituti finanziari saranno più reticenti a sostenere le aziende che non sono ESG. E dall'altra parte un tema di filiera nella fornitura, dove i clienti nostri chiederà, che sono magari ESG perché sono grandi aziende, sono soprattutto aziende straniere, chiederanno a noi di essere ESG, perché se non lo siamo, poco male, ma potremo uscire dalla filiera della fornitura. Quindi insomma sono due di tanti elementi, tanti altri ce ne sono, per cui insomma anche in termini di costi o in termini di sostenibilità interna dell'azienda, questa migliorerà la sostenibilità, migliorerà la sostenibilità, come si dice con una battuta. Da San Lorenzo Isontino per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.